sicuramente bisogna ancora lavorare sulla la sensazione di percezione di sicurezza da parte delle persone. Il dato è molto confortante, abbiamo meno 7% di reati, un trend in diminuzione da oltre 5 anni e quindi chiaramente qui c'è una situazione favorevole che bisogna, diciamo, sottolineare, perché bisogna partire anche dal dato concreto. Poi bisogna lavorare sulla percezione di sicurezza, ci sono tanti anziani e le sensibilità sono diversificate, c'è ancora da fare molto lavoro sul centro storico, perché è una città turistica che ha bisogno anche di porgersi in maniera, però il concetto di sicurezza integrata è che devono convergere tante politiche sul tema della sicurezza. Sicuramente vanno bene. Va bene la situazione della criminalità perché i reati sono in calo, ci sono, come in altre città di grandi dimensioni, ci sono dei problemi, delle criticità, soprattutto in alcune zone della città che vanno affrontate e migliorate. Mi riferisco al centro storico, mi riferisco a San Pietro. Una parte nasce dalle denunce non fatte da molti cittadini che avevano perso un po' la fiducia nelle istituzioni, cosa che stanno riacquistando. Noi stiamo cercando di comunque spronare il cittadino a denunciare quello che non va, o con le denunce vere e proprie in caso di furti e altri episodi di microcriminalità, oppure tramite mail verso il nostro assessorato, che poi col comandante facciamo dei check settimanali su quelle che sono le problematiche più spesse sul territorio da affrontare con